Gabriella ha 59 anni, viene in ambulatorio accompagnata dal marito che ha insistito molto perché sentisse il parere di un altro psichiatra oltre a quello che l'ha già in cura, perché continua a star male malgrado le terapie che sta facendo. È un'unicogenita, ha due genitori, sono deceduti, dice di non ricordare in famiglia precedenti significativi, è sposata, come ho detto all'inizio, e ha due figli, una femmina di 28 e un maschio di 21. Il maschio, da quello che mi accenna, ma non ne vuole parlare molto, forse ha qualche problema di socializzazione, ha finito il liceo un po' a fatica e diciamo, è incerto sul suo destino universitario. È un'impiegata amministrativa, anche se per via della depressione che l'affligge, da circa 2 anni a casa non lavora e si sta profilando seriamente il licenziamento, perché ha esaurito tutto il periodo di mutua previsto dal suo contratto. Quando le chiedo di raccontare un po' la sua storia, mi dice che l'esordio si identifica con la prima gravidanza, aveva 30 anni allora. Ha avuto una chiara depressione postpartum che è durata parecchi mesi. È stata seguita da uno psichiatra che l'ha trattata con degli antidepressivi, non ricorda che medicina ha preso allora, in qualche maniera poi ne è uscita, anche se i familiari già da allora, da quel momento, segnano il marito che è presente al colloquio, mi dice che ha cambiato di carattere. Era una persona abbastanza mansueta, da lì in poi è diventata particolarmente irritabile, dice, insofferente. A casa i litigi si sono sempre più moltiplicati. Negli anni successivi a questo primo episodio ha avuto numerose recidive, ha deciso di iniziare un percorso psicoterapico che durerà 10 anni, in cui ha cercato di affrontare alcuni nodi della sua storia. Dice che nel tempo ha sviluppato resistenza agli antidepressivi, ha provato un po' di tutto. Ha provato diversi SSRI, ha provato dei duali, ha provato anche triciclici. 2 anni prima questa valutazione è mancata la mamma, persona a cui era molto legata. Ha avuto un periodo difficile, ci sono stati dei litigi di cui non parla volentieri con altri lontani familiari per l'eredità. Questa cosa l'ha mandata nello sconforto ed è il motivo per cui dice da allora non si è più ripresa e ha smesso di lavorare. Non si sente assolutamente in grado di riprendere lavoro, è terrorizzata dall'idea di non farcela. Ma è altrettanto terrorizzata di perdere il lavoro, anche perché per la famiglia sarebbe un danno economico. Pochi mesi prima questa valutazione è stata ricoverata in neurologia su consiglio della psichiatra e ha praticato dell'anafranile endovena, perché era in una situazione veramente di grande depressione. Le chiedo come aveva tollerato questa terapia e mi dice che in realtà le provocava dei tremori, delle vampate di calore che non erano mai capitate prima, particolarmente spiacevoli. È seguita tuttora e la terapia che sta praticando è questa, e cioè lei continua a prendere dell'anafranil che è proseguito dopo la dimissione, sono 75 mg, prende della mirtazapina serale a scopo anche ipnotico, una compressa. Il neurologo ha aggiunto della misulpride nel tentativo di darle del tono, così mi dice lei, ma deve prendere benzodiazepine, dello Xanax 3 volte al giorno e del Trilafon perché altrimenti l'agitazione diventa scompaginante. Teme di essere dipendente dai farmaci. Mi dice che ogni tentativo di modificare ha creato un sacco di problemi. Le chiedo di specificare meglio questo cambiamento di carattere. Mi dice che in effetti è diventata una persona molto insofferente, molto irritabile e che ha degli sbalzi di umore che prima non gli appartenevano. Questa cosa le ha creato problemi in famiglia, problemi con i figli e teme che questo aspetto potrebbe condizionare anche il lavoro e vive in uno stato di perenne ansia. La sua depressione si potrebbe definire come una depressione estremamente ansiosa. Ha incubi notturni, malgrado la terapia. Ha insonnia, irrequietezza e la tendenza sarebbe quella di abusare di benzodiazepine per calmare tutto questo. Le prospetto una terapia stabilizzante perché le spiego che questi sintomi eccitativi rispondono molto male agli antidepressivi, che forse lei non è resistente, ma paradossalmente potrebbe essere anche sovrastimolata dagli antidepressivi. Sembra capire questo ragionamento, in effetti mi racconta di diverse terapie in passato che non ha tollerato, per sensazione di agitazione che le davano anche precocemente, e che forse questa nuova strada potrebbe anche aprire qualche spiraglio.
Le parlo del litio come possibile terapia e della necessità di fare uno scalaggio graduale. È disposta a collaborare, quindi iniziamo un nuovo percorso. Già Ippocrate, molti secoli fa, parlava di due modi di fare scienza. Il primo è un modo di fare scienza basato sulle evidenze, il quale produce, dice Ippocrate, conoscenza. Il secondo è un tipo di fare scienza basato sulle opinioni, il quale produce, dice lui, ignoranza. Perché cito questo? Perché qui abbiamo un doppio aspetto, abbiamo a mio avviso un elemento, tra virgolette, confondente, l'esordio tardivo in questa paziente, intorno ai 30 anni, che è confondente perché non ci mette di fronte a una situazione nella quale la precocità dell'esordio orienta già verso un certo tipo di diagnosi di disturbo legato all'umore. Questo tipo di effetto confondente però viene subito dopo, immediatamente, appunto, smorzato da un elemento molto clinico, molto pragmatico che è quello per cui successivamente all'introduzione dell'antidepressivo SSRI in questo caso, la paziente sviluppa irritabilità. Questo è un elemento importantissimo che è sempre da considerare nel paziente e che deve mettere il clinico di fronte, diciamo così, al dubbio, di poter aver sbagliato la diagnosi. Quindi l'elemento dell'irritabilità in seguito all'introduzione di una molecola antidepressiva. A volte capita anche che tale è questa irritabilità che il paziente sospende autonomamente il trattamento. Ecco, questo è un secondo elemento che spesso si apprezza nella storia di questi pazienti, di queste grandi dimensioni di sofferenza, nelle quali spesso è difficile entrare, che diventano così pervasive, tali per cui è il paziente che sospende autonomamente il trattamento. Quindi due modi di fare scienza. Il primo è sulle evidenze, il secondo è quello sulle opinioni. E oggi esiste la scienza evidence-based, non più la scienza opinion-based. Dobbiamo fare in modo di perseguire questo tipo di scienza. Bene, in questo caso, non a caso la paziente giunge a chiedere questo secondo parere clinico, nel quale giustamente, correttamente, viene poi proposta la molecola di tipo stabilizzante il tono dell'umore. Qui probabilmente esiste un retroterra non sufficientemente analizzato da parte dei clinici e che è relativo a queste oscillazioni del tono dell'umore che erano presenti probabilmente molti anni già in precedenza nella storia di questa paziente, di questa malata e che probabilmente avrebbero già sconsigliato l'utilizzo della molecola, delle molecole antidepressive. Qui addirittura poi si giunge a una molecola antidepressiva triciclica, l'anafranil 75 mg, a cui viene associato la misulprite proprio nel tentativo basso dosaggio, probabilmente proprio nel tentativo di andare a impattare su una dimensione depressiva che non risponde alla terapia stimolante. Ecco, attenzione, perché probabilmente se noi avessimo introdotto la molecola stabilizzante prima, ritorna il grande tema della diagnosi precoce, della correttezza diagnostica e quindi successivamente dell'appropriatezza terapeutica, beh, questo si sarebbe concretizzato in una riduzione significativa dell'impairment legato al disturbo, in un miglioramento del funzionamento psicosociale della paziente, in una riduzione del rischio suicidario e del rischio di ospedalizzazione, che spesso si apprezza, non è questo il caso, ma spesso accade nella storia di altri pazienti, e anche qui ricorre l'elemento tematico comune della sovrastimolazione da molecola antidepressiva stimolante, che probabilmente va a fare esattamente il contrario di quello che si vuole ottenere, cioè andare a creare un livello di agitazione, di frenesia, di irritabilità che rende la vita letteralmente invivibile appunto per questa paziente. Attenzione perché questo è anche quello che la società probabilmente immagina possa essere diciamo meglio per le persone, no? Noi abbiamo una società frenetica, incessante, sempre in movimento e se ben ci pensiamo l'utilizzo di molecole stabilizzanti anche in eccesso a volte si iscrive all'interno proprio di questa cornice di riferimento, tale per cui tutto è vissuto come se fosse time consuming in qualche modo, in maniera veloce, in maniera tale da non poter cogliere la complessità
l'articolazione, l'espressività clinica di questi complessi disturbi. Qui siamo di fronte a un disturbo probabilmente bipolare già da molti anni precedenti, appunto l'introduzione delle terapie. La paziente da mansueta che è, ha una modificazione personologica, giunge a essere irritabile, quindi si modificano le caratteristiche fondamentali con cui si pone nel mondo e noi abbiamo il dovere di entrare il più precocemente possibile, torno a dire, all'interno di questa sofferenza che giunge a essere poi inesprimibile, in qualche modo indicibile nella vita di questa persona. Quindi diagnosi precoce, appropriatezza terapeutica che ne discende sono gli elementi fondamentali di questo caso.